Non abbiamo futuro. Ecco l'unica certezza dei lavoratori delle comunità montane e parchi del Piemonte. Una fitta nebbia avvolge il destino di 400 dipendenti e delle loro famiglie. Una situazione di incertezza che ha spinto un nutrito gruppo di uomini e donne a protestare in Piazza Castello. Già oggi sono 5 le comunità montane che non pagheranno gli stipendi di novembre: Alto Tanaro, Cebano Monregalese, Valligrana e Maira, Valsusa e Vallestura. Da gennaio la situazione rischia di precipitare. Colpa della politica di accorpamento, che nel 2012 ha ridotto il numero di enti da 29 a 14, e dei bilanci striminziti della regione. Noi siamo creature della regione Piemonte. Questa compagine politica sta distruggendo quanto ha creato 20 o 30 anni fa. I parchi Alpi Cozzi e la Mandria sono riuscite, grazie ad un anticipo di 220.000 euro, a garantire gli stipendi di novembre ai dipendenti. Dal mese prossimo, però, la situazione sarà la stessa anche per loro. In bilico, dunque, c'è anche il regolare pagamento della tredicesima. In giunta regionale qualcuno ha fatto male i conti. I soldi scarseggiano, così ad essere danneggiati saranno i lavoratori, ma non solo loro. Il servizio offerto sarebbe peggiore, così a rimetterci sarebbero anche il turismo e le strutture alberghiere. Il valore della montagna, infatti, va oltre quello naturalistico e riguarda buona parte dell'economia della regione. Le nostre richieste sono innanzitutto gli stipendi, perché questi cominciano veramente a mancare, e poi una politica ambientale, una politica di gestione delle aree, perché le aree protette non sono solo tutela dell'ambiente, ma hanno un indotto, intorno ai parchi gira molta economia della nostra regione. Chiarezza, incontri e garanzie. È ciò che chiedono i sindacati, che più volte hanno puntato il dito contro il disinteresse delle istituzioni. Senza garanzie sugli stipendi, dicono ancora CGIL, CISL e UIL, le proteste in piazza saranno sempre più accese.